Pasquale Caratenuto, partiamo dalla fine, dalla tua perla che ha regalato un successo sofferto, che anche il giusto premio alla partita di sacrificio di carattere di tutto il gruppo, soprattutto vi ha regalato il primato. Assolutamente, quella è la cosa più importante, che ci ha regalato la vittoria e il primato, che era una cosa che volevamo fortemente. Di questo gol sono veramente, veramente felice, perché è una dedica fatta a tutta la squadra in primis, e alla società che sta facendo tantissimi sacrifici, e poi comunque alle persone che mi stanno vicino ogni giorno, tipo mia moglie, la famiglia, che sono la cosa più importante. Ti è bastata una palla giocabile, una delle poche, a dire la verità, concesse dal Costa d'Amalfi per uccellare il portiere avversario con un gran gol, con una volée stupenda. Ti ringrazio il complimento. Noi sapevamo di affrontare questa partita, abbiamo fatto la partita di come la dovevamo fare, come il mister ce l'ha preparata, come il mister ce l'ha inculcata per tutta la settimana, e lo sapevamo, bastava una, due palloni e dovevamo sfruttarli. Però lasciatemi dire e fare, anzi, complimenti a questa squadra, il Costa d'Amalfi, perché veramente, veramente è una delle squadre più forti che ho incontrato io da dicembre ad oggi. Avete vinto senza sei pedine importanti. A cinque giornate dalla fine siete di nuovo capolista. Ora il sogno della Serie D potrebbe materializzarsi. Ora bisogna stare con i piedi per terra, assolutamente, ad oggi più di prima. Lavorare giorno per giorno, può mancare soltanto un mese, 10 giorni alla fine, e questo bisogna capirlo tutti quanti, che su 40 giorni di sacrificio, sacrificio intendo non solo al campo, ma soprattutto fuori dal campo, è quello che predico ogni giorno, soprattutto ai nostri ragazzini under, di comportarsi bene fuori dal campo. Poi quello che si fa al campo è solo un piacere, oggi fare gli allenamenti insieme a degli amici, ma quello che è importante è fare vita sana fuori dal campo.